Buongiorno a tutti, grazie per essere, per essere qui. Riprendiamo il ciclo dei nostri incontri per questo nostro ottavo festival della statistica e della demografia qui a Treviso. Eh, è un festival che, come avete visto dai dibattiti che hanno preceduto, dal titolo è ampiamente dedicato a una riflessione sulla eh, transizione demografica del nostro paese, i fabbisogni futuri, la sostenibilità di una società che sta, eh, come dire, diventando un po' più piccola e un po' più anziana e anche un po' più longeva. Eh, a tanti, a tanti come dire, aspetti ehm, riguardano questa, questa vicenda dell'invecchiamento. Uno di quelli più importanti, diciamo cruciali rispetto alla struttura di welfare che ha l'Italia, è come rispondere a un fabbisogno di cura che si è già imposto ampiamente in questi anni e che eh, aumenterà negli anni a venire. E' per questo che abbiamo deciso di organizzare questa, questo incontro eh, con il professor Antonio Sebastiano dell'Università Carlo Cattaneo di Castellanza, perché questo piccolo Ateneo ha attivato da qualche anno un osservatorio, eh, che è un osservatorio nazionale eh, su questo fenomeno, su questa realtà eh, delle eh, residenze per anziani, eh, una realtà fatta di offerta pubblica e privata, eh, mista e che è una realtà che si come dire, confronta con un fabbisogno che è ben lontano diciamo, dalla frontiera dell'offerta. C'è una domanda che va ben oltre quella che è attualmente l'offerta che il sistema paese riesce a mettere in campo. Io sono in Istat da circa un anno e mezzo, e prima stavo a, sono un giornalista del Sole 24 Ore, e ho scritto un articolo esattamente due anni fa su questo tema che si intitola eh, per aiutare le generazioni future bisogna investire anche in RSA e non solamente in asili nido. E scrivevo in questo articolo che per rendere sostenibile l'invecchiamento della popolazione previsto nel prossimo quarto di secolo bisognerebbe aumentare di oltre il 40% il numero di posti letto nelle residenze per anziani e contemporaneamente far crescere del 70% la presenza di badanti per il lavoro domestico e di cura. Questo nello scenario minimo, cioè immaginando di mantenere da qui al 2045 la stessa identica offerta di posti letto in RSA per mille abitanti anziani che abbiamo attualmente, vale a dire poco più di 18 posti letto per mille abitanti. Se invece volessimo passare a un'offerta perlomeno allineata alla media dei paesi OXE, cioè 43,8 43 posti letto per mille, mille anziani dovremmo affrontare uno sforzo mh, piuttosto sfidante, passando da 259.000 posti attuali a oltre 610.000, con un incremento del 135% in praticamente po pochissimo tempo. Questa era la realtà che fotografavo sulla base di dati eh, raccolti dall'osservatorio che gestisce il professor Sebastiano uh, due anni fa. Quindi la prima domanda che viene naturale in attesa del dell'altro nostro ospite che aspettiamo che è Giorgio Pavan che eh, gestisce una uh, realtà che si chiama ISRA di uh, Treviso che è una, è una realtà pubblica che gestisce su questo territorio dove ci troviamo uh, 800 posti letto e eh, gestisce 1000... Eh, come dire, eh, servizi di cura a domicilio per anziani eh, non autosufficienti, quindi è una realtà territoriale molto articolata. Ecco, la prima domanda che faccio, aspettando il nostro altro ospite, a, a Sebastiano è questa. Rispetto a due anni fa, questi dati che avevamo raccontato due anni fa, eh, cos'è cambiato? Se è cambiato qualcosa? Buongiorno a tutti, eh, ricordo bene, bene quell'articolo che fu molto apprezzato, era se non erro il, il gennaio del 2021, anche perché usciva in un, in un momento in cui invece su lunga onda mediatica il settore dell'RSA era stato anche abbastanza eh, criminalizzato. Non è, purtroppo non è cambiato molto nel senso che... Nonostante eh, il nostro Paese diciamo, sia ancora uno dei pochi che faccia registrare una leggera crescita in valore assoluto dei posti letto residenziali, eh, questa crescita è infinitamente meno che proporzionale rispetto all'andamento della popolazione anziana. Per cui se attualizziamo e ho controllato ora... Perché, lavorando sempre in RSA, ormai non, tendo a non fidarmi più della mia memoria, ho controllato, eh, ho controllato i dati che ho aggiornato. Nel 2025, se volessimo allinearci alla media OXE, che ovviamente è irraggiungibile, dovremmo arrivare a 680.000 posti letto. Qual è la <coughs> grossa problematica in questo senso? Che la nostra rete di offerta residenziale. Eh, non può rimanere eh, immutata, deve riuscire a crescere almeno proporzionalmente al, al, al livello attuale, quindi mantenere costante. Eh, Quell'indice che per quanto basso non può, scendere, non può scendere ulteriormente. E questo lo dico soprattutto facendo focus su una cosa che è molto chiara a chi, a chi lavora nel settore, ma è molto chiara anche alle tantissime famiglie che vivono delle situazioni di fragilità nei nuclei familiari legati agli anziani. Oggi quasi, eh, e questa è una peculiarità molto italiana, quasi la metà del peso della non autosufficienza degli anziani si scarica sulle famiglie. In futuro, anche volendo, questa possibilità ne risulterà oggettivamente ridotta perché la eh, struttura della famiglia italiana è cambiata considerevolmente e quindi avremo oggettivamente una minor disponibilità di potenziali caregiver familiari, sia in senso numerico come possibile apporto all'assistenza, sia, e qui forse poi tocchiamo un tema su cui se ti va torniamo, sulla capacità. Di questi caregiver di essere anche di sostegno dal punto di vista reddituale, perché ricordiamocelo, il, uno dei freni eh, all'ingresso in RSA, e sempre di più è così, è rappresentato dall'elevata compartecipazione alla spesa che viene posta a carico dell'utenza e dei familiari. Ehm, nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che il nuovo governo ha presentato, nella versione aggiornata che accompagna la legge di bilancio in discussione. In questi, eh, che ha iniziato il suo percorso parlamentare eh, ora, noi faremo domani mattina, l'istituto sarà udito domani mattina insieme alla Banca d'Italia, um, si traccia questa linea di spesa. Mm, per pensioni quest'anno eh, passiamo dai 297,3 miliardi di quest'anno a 355,4 miliardi nel 2025. Quindi, in soli tre anni la spesa per pensioni a legislazione vigente sostanzialmente aumenta del, di 53 miliardi. La spesa per sa salute, nello stesso intervallo di tempo, cioè 23-25, passa da 131 a 129 miliardi. Chiaramente è uno, uno scenario che ci dimostra come in questo momento il legislatore non si sta ponendo la questione. Eh, direi che. Eh... Non solo non se la sta ponendo l'attuale legislatore, ma non se la sono posta sinceramente neanche i, i legislatori precedenti: nel senso che noi banalmente scontiamo un ritardo strutturale anche rispetto a altri paesi dell'area eh, mediterranea, anche solo per una riforma nazionale della normativa in materia di non autosufficienza. Peraltro, questo forse magari diciamo, non è molto noto eh, ai non tecnici che la spesa pubblica per non autosufficienza si aggira intorno ai 30 miliardi. Però circa metà eh, di questa spesa non rientra nelle risorse destinate nei 129 miliardi a cui facevi tu riferimento, che sono quelli del sistema sanitario sì, nazionale, no, sì. ma rientra sotto forma di cash benefit, al cui interno hanno un ha un peso quasi totalitario la famosa indennità di accompagnamento. E di per sé, questo è anche uno dei motivi, non è l'unico: eh, ci sono tutta una serie di concause molto complesse, ma è uno dei motivi che ha frenato lo sviluppo dei servizi. Nel senso che andando a investire più attraverso forme di sostegno economico che non nella rete formale dei servizi, eh, questo ovviamente diciamo, eh, lo sviluppo della rete ne ha risentito. Tant'è che nel disegno di legge delega sulla riforma della non autosufficienza, e questo credo sia una grande conquista culturale, il fatto di aver messo quantomeno nel PNRR come obiettivo una riforma sulla non autosufficienza eh, degli anziani, una proposta che mi vede anche diciamo, coinvolto in prima persona all'interno del patto per la non autosufficienza. Non è quella ovviamente di eh, andare a toccare quello che è un, un diritto riconosciuto, eccetera, ma di incentivare soluzioni in cui il beneficio monetario possa tradursi in voucher per acquistare servizi e che laddove. Eh, si optasse per questa scelta, questo voucher potrebbe dare alla famiglia un potere di spesa in termini di servizi superiore all'entità dell'indennità monetaria in senso stretto, che credo potrebbe essere un, un, un buon modo per, per incentivare poi eh, la rete dei servizi. Ecco professore, poi passiamo al nostro ospite per fargli raccontare la sua realtà. Um... Se l'impegno di spesa in termini di bilancio pubblico mh, risponde al, diciamo all'intorno del 5% del fabbisogno attuale, eh, diciamo che si tratterebbe di una spesa eh, la, cui, eh, mh, la cui caratteristica dovrebbe coincidere con la capacità di innescare investimenti privati per coprire questo tipo di fabbisogno. Ecco, da questo punto di vista il vostro osservatorio che in realtà legge, cioè il, eh, il mercato e le comunità riescono a organizzare una risposta eh, in termini di ehm, offerta di strutture che il pubblico non riesce eh, a organizzare per evidenti, le evidenti scelte di bilancio, queste sono tendenze di aggregati di spesa che difficilmente possono essere eh, come dire, cambiate nel breve volgere di qualche anno. Eh, il, la comuni le comunità e il mercato possono dare una risposta. A supplemento di questa manchevolezza pubblica. Certo, allora mh, cerco di non scendere in tecnicismi, ma un, un aspetto, come dire, va, va citato perché poi questo spiega quanto si riesca ad attirare o non attirare investimenti o capacità di sviluppo anche delle comunità locali. Eh, da normativa nazionale. Il costo delle cure residenziali dovrebbe essere 50% a carico dell'utente e della famiglia, e laddove questa fosse come dire, nelle, eh, in una condizione economica svantaggiata, dovrebbe intervenire il comune di residenza, e l'altro 50% a carico del Fondo Sanitario Regionale, perché il sistema è regionalizzato. Questo diciamo, è vero solo in parte, ma soprattutto tutte le regioni hanno una capacità di spesa da fondo sanitario regionale che non copre già oggi la totalità dei posti letto che esistono. Visto che siamo in Veneto, cito il Veneto, il Veneto diciamo, eh, è un sistema che in ipotesi che funziona tramite un voucher, in ipotesi di piena occupazione ha circa un 24-25% dei posti letto che potenzialmente non percepirebbe contributo pubblico e quindi si deve reggere solo con la cosiddetta quota alberghiera che è posta a carico delle famiglie. Questo cosa fa sì? Che nuovi operatori che entrano nel mercato, in molti sistemi regionali, entrano senza possibilità di avere accesso a quel tipo di contributo, perché il freno allo sviluppo non è trovare le risorse economiche che finanziano gli investimenti. Su questo non c'è problema, anzi c'è un discreto fermento anche da parte... Dei fondi, dei fondi di investimento, tant'è che spesso dietro nuove strutture in molte regioni eh, ci, sono, ci sono proprio loro. Ma il tema è, quelle nuove strutture poi sono sostenibili sul mercato se non arriva quel contributo pubblico che non è un contributo allo sviluppo, ma è un contributo a coprire quello che dovrebbe essere eh, un livello essenziale di assistenza disciplinato dalla nostra normativa nazionale. Questo è un grosso freno, perché rischiamo di avere un paradosso, di avere delle cattedrali nel deserto, nuove, che non riescono a saturare per mancanza di contributo pubblico e al tempo stesso avere parte della domanda non, non soddisfatta. Per cui io credo che eh, sia assurdo che il, il secondo paese al mondo per invecchiamento, dopo il Giappone, e il primo in Europa, ancora oggi diciamo, affronti in maniera... Eh, così superficiale questa necessità, per darvi l'idea di quanto sia sottosviluppata la rete dei servizi in Italia. Noi abbiamo circa 300.000 anziani assistiti all'anno nella rete di offerta sociosanitaria eh, residenziale, un milione all'anno di casi trattati in ADI, assistenza domiciliare integrata, di cui circa l'82% rappresentato da anziani, che riceve in media 20 ore di assistenza all'anno. Quando ho detto questo dato in un'audizione che ho avuto al Senato, un senatore mi ha chiesto se aveva capito bene, gli ho detto sì, aveva capito bene, e oltre un milione e centomila anziani, stimati, perché c'è tutto il tema del mercato nero, assistiti dalle badanti. Io non ho nulla contro le badanti e sono un pilastro del nostro sistema, ma è assurdo che la principale risposta di welfare del nostro Paese sia il welfare fai da te lasciato in mano alle famiglie e a un mercato che ha un 60% di eh, lavoratori irregolari. Ecco, questo credo che siano dei dati che tutti possono comprendere per far capire quanta poca attenzione c'è al tema dell della non autosufficienza. È esattamente dalla lettura di questi dati che è scaturita l'idea di fare un talk in questo festival su questo tema, perché è evidente che questa è una delle, eh, delle frontiere su cui il Paese è completamente scoperto. Abbiamo sentito questa mattina nel talk con i demografi che nei prossimi eh, 25 anni avremo 5 milioni di italiani con un'età superiore ai 65 anni, è del tutto evidente che come dire, sta avvenendo qualcosa molto velocemente. Eh, e, che, eh, e di questa cosa il paese non se n'è occupato e ora gli arriva addosso. Eh, Giorgio Pavan, ehm, responsabile di ISRA a Treviso, una realtà mi raccontava il professore eh, pubblica, 800 posti letti gestiti sul territorio, un migliaio a eh, domiciliari. Eh, negli ultimi due anni si è parlato di RSA, in particolare con la, il dramma della pandemia e di quello che è successo. Nella pandemia. Se vuole possiamo partire da lì con una sua testimonianza per poi allargare il, il, il discorso alle cose che stavamo discutendo ora con il professore. Sì, sì volentieri, buongiorno, grazie e buongiorno a tutti. Sì, partiamo, partiamo, potremmo partire dal fatto che non ci serviva, nel senso che i vecchi stanno male in Italia a prescindere dal Covid nel senso che vecchio declina, eh, c'è prima di tutto un problema di carattere culturale, no? io sto facendo una battaglia sul lessico, per cui si dice io sono diversamente giovane, no tu non sei diversamente giovane, sei vecchio, perché se non ti chiami vecchio eh, togli l'identità e togliendo l'identità togli anche il diritto. Ed è tutto quello che Antonio stava dicendo fino ad ora. Insomma, no? E quindi il primo problema è che ci si sveglia oggi, si scopre l'acqua calda, dopo 20-25 anni, insomma, la demografia e la statistica ce lo dicono da 20 anni. E no? che ci si sveglia adesso, insomma, che siamo il primo paese in Europa per invecchiamento e per denatalità. Uh, quindi in Italia vecchio è brutto, quindi non è un vantaggio essere vecchi e um, essere vecchio ed essere nella RSA è ancora peggio. E, e, e lo dico perché, ad esempio, un altro dato che forse Antonio non ha ricordato è il tema di chi lavora con i vecchi nell'RSA. Se lei mi chiedesse adesso, con 850 posti di letto, un migliaio di persone che lavorano, qual è il mio primo problema? Il mio primo problema è trovare personale che lavori con gli anziani non autosufficienti, per un problema di stigma, è un problema economico, è un problema di valore di valore anche sociale. Mentre noi, mentre anzi gli infermieri, i medici degli ospedali sono stati eroi ehm, eh, premiati dal capo dello Stato, dai governi cavalierati, eccetera, eccetera, noi siamo stati segregatori, noi siamo stati carcerieri e gli anziani prigionieri portati alla morte. Ecco quindi già andava male diciamo non ci serviva il covid per peggiorare la situazione, e certo ed è una situazione che si presenta davvero difficile. E non è vero che è come in tutti gli altri paesi. Perché basta guardare a volo d'uccello in Europa, noi troviamo che è proprio una cultura diversa di welfare che caratterizza gli strati della cultura europea, no? a proposito dell'Europa e di questa difficoltà di integrazione. Nel nord Europa. Ad esempio, tutti i paesi della fascia del nord, noi abbiamo una percentuale di, è una brutta parola: istituzionalizzazione, insomma, no? una percentuale. Noi abbiamo dai 300-350 mila posti letto in Italia, che è circa il 2,5%. Nel nord Europa siamo attorno all'8%. Ma non è vero quella tesi per cui basta fare più domiciliare per togliere posti letto, perché i dati ce lo dicono, nord Europa Alto tasso di eh, assistenza a domicilio e alto tasso di residenza per anziani. Eh, nella Vanno fascia, di pari passo, insomma. Fa, certo, è un problema culturale. Noi abbiamo sempre venduto questa cosa che più si fa domiciliare, e il domiciliare in Italia fa ridere, insomma, il vero domiciliare in Italia sono le badanti, di cui due terzi in nero sottopagate perché è un altro anello debole di una catena difficilissima, perché sfido chiunque a rimanere 24 ore al giorno per 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, un anno, a fianco a una persona che è ad esempio affetta da demenza. Cioè, voglio dire una cosa, sono soldi non guadagnati, straguadagnati e quindi è una situazione di questo tipo. Per dire, Centro Europa, siamo attorno al 5-6%. La parte finale dell'Europa, Spagna, Italia e Grecia, Grecia ultima, ma penultima l'Italia, siamo a livelli del 2,5% del tasso di istituzionalizzazione. E per quanto riguarda il domiciliare, è di fatto inesistente perché se una persona è a casa malata e ha 20 ore all'anno, è, è, è anche una bestemmia poter chiamare questa assistenza domiciliare. E allora io credo che il primo a essere seduto e a studiare statistica dovrebbe essere il politico, perché? Come dire, perché eh, o, o è ignorante, oppure peggio sceglie di non scegliere in una società tendenzialmente familistica, dove ti distribuisco 12 miliardi all'anno di eh, assegni di accompagnamento e ti dico arrangiati, oppure peggio, visto che siamo in, in, in un sistema eh, distribuito per regioni. Peggio, si fa come la Lombardia e si dice alla persona tieni qua 1000 euro, vai a spenderle dove vuoi. E allora dobbiamo metterci nei panni del meccanico, dell'impiegato, della, della casalinga, eccetera, eccetera, e dico mi trovo questi 1000 euro, no? dove vado a spenderli? In un sistema altamente conflittuale perché in Lombardia e un pochino nel Veneto, ad esempio, si è fatta forza molto il tema del privato. D'accordo, anch'io non ho una pregiudiziale, non ho un pregiudizio ma un giudizio. E il privato nella salute ha come primo obiettivo quello del profitto. O, o, o comunque di, del conto no. economico sì. Eh, sì, eh, lo chiami come vuole <ride> voglio dire. Eh, sì, no, eh, non è una parolaccia profitto no 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 beh, dipende, dipende dipende perché il profitto è dato no, dal ricavo meno la spesa adesso non so io non ho fatto economia ma più o meno dovrebbe essere questo no? quindi più ricavo più le rette sono alte e non controllate e meno spendo di personale e più io guadagno e allora quando io mi trovo a fronteggiare un mercato dove lo Stato e diciamo così il servizio pubblico dovrebbe fare da calmiere in un contesto dove eh, c'è la salute in gioco delle persone non autosufficienti, cioè persone che non ce la fanno ad alzarsi, a vestirsi, a lavarsi, a mangiare. No? che non hanno una patologia acuta da una settimana, 15 giorni in ospedale, o va bene o va male e dopo sarà quello che sarà, ma hai una patologia, le demenze, dai 10, 12, 15 anni, cioè ci rendiamo conto. E allora, eh, quando, eh, quando non legiferi, ad esempio, quando l'ultima no, legge fatta, dal decreto fatto dal governo eh, Draghi... diciamo, eh, questa norma è stata approvata praticamente l'ultima settimana di vita del governo Draghi. Del governo o Draghi. la penultima o l'ultima settimana di vita. Sì, ma è una legge quadro. Ed è una legge delega, quindi adesso andrebbe <ride> eh, come dire, messa in no, campo no, con noi, dei decreti legislativi. Io faccio parte del gruppo, no? Che, che ha partecipato all'elaborazione di questa legge si mette una bandierina. Non vorrei mettere la seconda tra vent'anni, capisce? Perché il pericolo nostro è questo: uno Stato che non decide niente sulla non autosufficienza, che, che è, una cosa, è una cosa drammatica che sta su, sulle, sulla realtà quotidiana di ognuno di noi. Allora, di fronte a questo, voglio dire, è diventato molto difficile fare servizi di qualità. Le do un dato. Io sono direttore anche in un un'altra parte, ma a Treviso, ad esempio, ho 75 eh, infermieri. Su 75 infermieri, 66 non sono italiani, non sono nemmeno europei, sono dall'altra parte del mondo. Vengono dall'Argentina, dal Brasile, dal Santo Domingo, dalla Tunisia, dall'Albania, ecco un po' di Europa, dalla Moldavia. E io l'altro giorno passavo il mio tempo con un importatore di infermieri, ad esempio dall'India, perché sembra... E allora il mio problema, dove ho fatto investimenti sul patrimonio umano, come si dice oggi, no? perché assistere una persona anziana è, cioè, è una cosa delicata. La persona che non ha il suo caro vicino o proprio non c'è e vede sempre la stessa persona con la quale è un elemento di qualità fondamentale. E allora ti si trova di fronte, si trova di fronte con infermieri che parlano un'altra lingua, che non hanno una cultura... Io passo le riunioni, i primi quarti d'ora passiamo per presentare la cultura di provenienza, del, proprio per l'integrazione, capisce? Per fare, per fare una integrazione minima. Ah, sì. eh, pensiamo che stiamo parlando di livelli essenziali di assistenza, ma stiamo parlando di eh, cittadinanza, cioè, questo è eh, un questo, questo, questo quadro che ci è stato offerto fotografa eh, lo stato di cittadinanza. Di una Repubblica che fa parte del G7 e che negli ultimi anni di vita di nostri concittadini non offre un livello di assistenza che è degno di questo nome o almeno paragonabile al livello di assistenza offerto dal sistema sanitario nazionale. Eh, Dall'intervento di, ehm, eh, di Giorgio ehm, mi, mi hanno fatto venire in mente due cose: una è una statistica che sta nei conti nazionali, che produce Istat e che sta sotto il cosiddetto dominio dell'economia non osservata, perché da questo intervento capisco che il mondo dei badanti e delle badanti che in Italia aiutano le famiglie rientrano ampiamente nei conti della cosiddetta economia non osservata. E quindi ti chiedo, professore, due cose. Questo settore... Eh, è anche un settore di servizio che potrebbe generare numerosi posti di lavoro nel nostro Paese, immagino, e eh, contemporaneamente ti chiedo quale, quale Paese europeo eh, in questo momento rappresenta un benchmark, se c'è, eh, a cui l'Italia col suo non modello può guardare. Sul primo punto, cioè se questo settore rappresenta una realtà che può favorire occupazione, direi assolutamente sì. In questo settore, diciamo, tra l'80 e l'85% della struttura dei costi va in personale. Questo è un settore dove ogni euro che investo in questo settore... Eh, 85 centesimi vanno in personale ed è anche fortunatamente un settore no, dove non sono soggetto a fenomeni di altri eh, settori di delocalizzazione eccetera è un settore radicato inserito all'interno del territorio peraltro, questo ricordiamolo eh, un, un settore che già oggi dà eh, prevalentemente occupazione di tipo femminile e mi sembra che anche su questo eh, scontiamo dei ritardi diciamo abbastanza strutturali rispetto a all'Unione Europea o eh, ai paesi, eh, paesi OXE. Inoltre è un settore che non è fermo, un settore che sempre più, come dire, la parola RSA identifica non una struttura residenziale in senso stretto, ma identifica, come tra l'altro li chiamano in Veneto anche da normativa, dei centri di servizio che erogano una pluralità di servizi. No? Abbiamo qua il caso dell'Isra che... Nasce storicamente come risposta di tipo residenziale ed arriva ad avere al domicilio un numero di utenti addirittura superiore a quello che eh, accoglie nella parte residenziale. Per cui direi: assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. Il paese modello, se c'è un modello europeo. Allora su questa domanda, diciamo. Mh, sì, posso dire che ci sono dei paesi eh, a cui potremmo ispirarci come, come modello, lo, lo citava anche Giorgio. Sicuramente nel nord Europa. Ecco, permettetemi di dare se posso, un rinforzo a quello che ha detto Giorgio. Nel PNRR si è investito in domiciliarità. Giustissimo, perché anche sulla domiciliarità noi siamo molto al di sotto della media europea dei paesi OXE, noi arriviamo a raggiungere circa il 6% della popolazione anziana contro una media del 10%, ma si è fatto questo grande errore ideologico di pensare che la domiciliarità sia l'alternativa alla residenzialità. Bastava parlare con qualunque tecnico del settore che poteva spiegare in maniera oggettiva che questo è falso. I dati del nostro osservatorio ci dicono che l'età media di ingresso in RSA è 86 anni, il tempo di permanenza è inferiore a due anni, come media, eh, ma io ho metà delle persone il cui tempo di permanenza in struttura è inferiore ai sei mesi, arrivano in condizioni eh, psicofisiche eh, complessissime. Oltre il 70% degli ospiti ha disturbi del comportamento, demenze, Alzheimer, situazioni ingestibili al domicilio, ingestibili, situazioni in cui le famiglie scoppiano al domicilio. Noi dovremmo cercare di far sì che queste persone così fragili arrivino non prima in RSA, arrivino quando è il momento eh, tecnicamente appropriato per arrivare in RSA non che arrivino il più tardi possibile perché non si possono permettere questo tipo di cure e, e ci arrivino male. Okay? Quindi guarderei al nord Europa, però guarderei al nord Europa in tutto, guarderei al nord Europa anche come cultura complessiva della, 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 della collettività. Ecco, in Italia, come dire, mh, insomma... Si, si discute a volte una cosa bellissima: che hanno sempre fatto queste strutture, i percorsi intergenerazionali, aprire le case di riposo ai bambini. No? Mentre cresciamo in una cultura dove l'idea della la, morte, il dell modello del nido per l'infanzia, che sta dentro lo stesso perimetro della RSA, in questo modo. De, io ho visto cose stupende in questo settore, no? lo, lo voglio dire con forza anche perché diciamo non sono proprietario di strutture quindi non ho nessun interesse eh, personale, ma mia mamma che ha 81 anni e che non la porto mai ai miei convegni perché poi in sala sono tutti i direttori di RSA e se la vogliono accaparrare per, per eh, portarla in struttura, eh, mi chiedeva durante il Covid ma sono così anche le RSA che collaborano col tuo osservatorio, si è data un'immagine veramente ingenerosa. Di chi da sempre si fa carico della popolazione più fragile, non lo voglio sottolineare, non gestibile al domicilio, se non per gestire quella stessa utenza al domicilio si richiederebbe una spesa superiore e allo Stato e alla famiglia. Giorgio, prima dicevi che c'è anche una questione grande come una casa che è culturale, oltre che di modello di welfare, capace di rispondere a questo, a questo fabbisogno. Um, ti chiedo questo. Uh, L'anziano che decide di eh, farsi curare o di andare in una RSA, se ho capito bene, in, nel nostro contesto lo fa quando non ci sono più alternative. In altri contesti non avviene, cioè in altri contesti si decide di andare nelle, in una residenza per anziani quando per esempio un anziano ancora autosufficiente si ritrova solo e fa questa scelta. È così o mi sbaglio? Io lavoro in questa direzione. Non lo so se è così, è, è, è alle volte sì, alle volte no, dipende dalle persone. Diciamo che c'è un achaismo, no? un pregiudizio no? uh, sugli anziani, per cui, uh, che ne so, quando uno fa qualcosa in macchina dici è una donna. No, non è una, beh, allora è un vecchio, no, eh, C'è un pregiudizio sugli anziani, su qualsiasi cosa eh, che avviene a, a, a carico degli anziani, per cui eh, forse è la paura della morte, forse, forse queste cose. Um, io sto nei fatti. In paesi, un punto di riferimento è la Danimarca, dove, eh, come dire a proposito, se l'85% è di personale, immaginiamoci, come dire, la coperta del privato sul personale eh, è un problema perché la, il, è un lavoro duro è un lavoro che spesso ti avvicina al tema della terminalità della morte fai un investimento a perdere se uno non riesce a capire il senso del lavoro ma torniamo a, alla domanda per dire questo a treviso provincia di treviso Um, gli ultra 75 anni, il 52% degli ultra 75 anni oggi, no domani, 10 anni, 20 anni, 2050, oggi vive solo in case ingestibili, periferiche, lontano dai servizi e così via. Cioè io mi chiedo è, 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 come dire, è una è un sistema culturale in via di transizione, in via di cambiamento. Mio papà riteneva che i figli dovessero accudirlo, io ritengo che farò di tutto per non rompere le scatole ai miei figli. In questa fase di transizione di carattere culturale noi dobbiamo creare le condizioni affinché nuovi modelli di organizzazione della società verso il grigio trovino possibilità di sviluppo. Noi abbiamo fatto una straordinaria esperienza del co-housing, ad esempio in centro a Treviso, un investimento importante. Siamo stati criticati, eccetera, eccetera. Su 44 alloggi in 7 co-housing abbiamo avuto 350 domande, perché siamo andati al cuore della vicenda e non è più vero casa, dolce casa, non ti abbandono più, eccetera. Dipende perché se la casa, dolce casa, mi fa star male. Ad esempio, non c'è l'ascensore e io devo andare giù e fare le scale banalmente e quindi sono prigioniero dentro la mia casa della casa. Allora trovo, cerco, vedo se c'è la possibilità di qualcosa di diverso. Ad esempio, una delle strategie è l'housing sociale o il co-housing, ma noi lo abbiamo sperimentato direttamente come modello di eh, cambio di vita, d'accordo? che va peraltro nella direzione degli indirizzi dell'Europa, perché l'Europa quando ha visto la curva della cronicità si è messa le mani nei capelli e ha detto cosa facciamo? Cioè non abbiamo i soldi per sostenere queste persone, troveremo gli anziani buttati sui fossi. E allora di fronte a questo l'Europa si è inventato tutto ciò che passa attorno all'invecchiamento attivo a partire dall'invecchiamento attivo, ovvero dall'assunzione di stili di vita dove si dice su cento, il 20% è data dalla genetica, il 20% dall'ambiente, il 60% dipende da te, dal tuo stile di vita. Quindi giocatelo, i giapponesi dicono, vivi a lungo e mori presto. Eh sì, vivi, vivi a lungo il più possibile, intendendo in autonomia, e sbrigati a morire quando è l'ora. Non come noi che nelle case di riposo, tiriamo avanti, eh, come dire, anche per una cultura medica e anche per una cultura, diciamo così, cattolica. Per, per la nostra cultura, diciamo, persone che starebbero bene a, a concludere la loro esistenza terrena, non che devi ammazzarli, ma non devi tenerli per forza di cose qui. Insomma. Cioè, accompagniamoli dolcemente alla loro fine. Ecco, da questo punto di vista, secondo me, c'è stiamo cambiando io stesso penso per me stesso di eh, avere diciamo di non avere ovviamente pregiudizi per entrare ecco magari se fosse una camera singola o per due dove eh, no magari con, con delle situazioni e allora, e allora perché no e quindi è una cultura che sta cambiando ma noi la chiamiamo eh, il se possibile, no? a un certo punto una persona elabora dentro di sé un'idea quando viene a conoscere un'opportunità diversa dall'abitare in periferia, chiuso dentro casa, con paura che se ti viene l'infarto nessuno ti accudisce, con la paura dei ladri per cui chiudi tutto alle sette di sera, con il giardino che non riesci più a tenere, con la tapparella che si rompe e non sai a chi rivolgerti, con il fatto che se devi andare dal medico devi aspettare un figlio che ti porta perché i mezzi ti trasportano, eccetera. Eccetera eccetera. Beh, uno elabora. E il se possibile significa. Sento parlare di questa opportunità vicina al centro. Con i servizi, con una copertura sanitaria leggera che se serve c'è, se non fatti gli affari tuoi, che ha una, eh, un piccolo appartamento con eh, soggiorno, angolo cottura, stanza da letto, bagno piccolo, e poi degli spazi comuni con altre persone con i quali puoi anche litigare, perché litigare è anche segno di vita, no? Ma puoi anche ritirarti nei tuoi appartamenti, nella misura in cui questo. E allora questo processo di cambiamento bisogna accompagnarlo e noi lo accompagniamo in una filiera che ci inventati in Isra per tornare diciamo al senso della mia partecipazione certo. oggi diciamo così inventandoci cose nuove e dicendo, eh, i soldi sono in Europa. Abbiamo messo una startup di, di, di otto giovani di 30 anni che fanno ricerca di fondi in Europa. Oggi abbiamo attivi 20 progetti europei sull'invecchiamento attivo, sull'aiuto della tecnologia, sulla domotica, eccetera, eccetera, sull'assistenza degli anziani a domicilio e così via. 20 progetti europei. Ma non solo, seguiamo. Eh, circa 500 persone a domicilio su 10 comuni con le nostre macchinette che andiamo a vedere, far brigare, aiutarli e così via. I comuni ci hanno delegato diciamo, questo tipo di intervento, ma non solo. Eh, eh, con l'azienda sanitaria abbiamo concordato una rete Alzheimer che è, un, è uno dei grandi drammi. Guardi, due drammi. Uno è la solitudine, l'altro è l'Alzheimer. Questi sono i due corni di un problema. Infinito, perché invecchiare invecchi, magari uno è un po' depresso, vabbè, insomma, verrà mezza ombra in più per sì. tirarsi su. Ma i due veri problemi saranno la solitudine dell'anziano e la demenza, perché questi sono problemi, eh, come dire, esistenziali, esistenziali. E su questo abbiamo elaborato il co-house, abbiamo elaborato insomma, una serie di centri diurni, servizi alternativi, per cui. Uh, avvicinandoti a questo mondo nel momento in cui invecchi e nel momento in cui capisci che non hai più vent'anni come si diceva una volta, beh allora trovi uh, questi servizi che prima vedevi come ostili, trovi questi servizi, beh insomma proviamo a vedere, non si esatto. sa mai, no? Esatto. E ci avviciniamo, ma questo ancora nei vecchi che oggi sono vecchi, ma in me che sto invecchiando. Eh, inizio già a guardare con interesse queste cose perché inizio a progettare un futuro guardando un po' qual è il panorama possibile. Nella talk che seguirà il nostro in corso ehm, si parlerà di sostenibilità nella Costituzione. E tra i testimoni di questo talk c'è il professor Sabino Cassese, che è un, un grande vecchio con una lucidità incredibile, che fa un ragionamento sulla, diciamo, sul costituzionalismo progressivo e quello che può fare. Una dottrina costituzionale per fare andare avanti la frontiera di cittadinanza di un paese. La cosa che più mi colpisce parlando di, questa, di queste questioni è che questa questione qui riguarda tutti i nuclei familiari, mentre la questione degli asili nido riguarda un'aliquota dei nuclei familiari. Quindi c'è un'attenzione mediatica che è esattamente inversamente proporzionale rispetto al problema di cui stiamo parlando. Um, in punta di piedi chiedo al professor, eh, al professor Sebastiano ehm, se per sostenere questa transizione che ha detto Giorgio ora, che è una transizione difficile che il nostro Paese affronterà con le fragilità che storicamente ha sempre manifestato, ehm, c'è una dimensione economica, finanziaria, privata che può entrare in campo con investimenti eh, non solamente sostenibili ma che, ma che diano anche un ritorno? Capace di rendere attrattivi questi investimenti? Io credo proprio di sì. Credo proprio di sì. Eh, conosco esperienze virtuose in questo, eh, in questo senso. Quello che così lascia un po' perplessi è che eh, quello che ha raccontato poco fa Giorgio, Isra è una realtà con cui insomma, collaboriamo da, da tanti anni, eccetera, è perché sono loro così. Cioè manca un pensiero programmatorio sistemico dietro, dietro a questo, no? eh, la capacità di creare una filiera, la capacità di dire sì, la, una parte del mio core business rimarrà la residenzialità con alta valenza sanitaria, ma io non posso essere più solo questo, io devo avvicinare, devo fare anche cultura, cioè queste esperienze fanno... Fanno cultura e possono rappresentare anche elemento di stimolo eh, per altri. I paesi che si citava prima, del nord Europa, da anni hanno potenziato di più il numero di posti letto destinati a queste tipologie che non quelli di residenzialità pura. Posso, posso, posso integrare sì. la questione economica? Sì. Perché i soldi ce li hanno proprio gli ottantenni. Noi adesso stiamo cercando i fondi, che non si sa mai da dove provengono questi fondi, no? oh, questi qua vengono con i fondi, a no? proposito di Costituzione, l'articolo 32 dovrebbe dare diritto anche agli anziani e non eh, discriminarli. Ma detto questo, i soldi, i vecchi, ce li hanno. E eh certo, no, ma infatti, dicevo investimenti sostenibili proprio per questo, perché diciamo è un investimento a basso rischio e a ritorno certo, date le dinamiche che abbiamo visto. Noi descritto. stiamo studiando la possibilità di fondi comuni popolari, eh. dove le persone mettono parte del proprio patrimonio per costruire delle cose che servono a questa tipologia di anziani, non necessariamente, come dire, gli ultimi sei mesi della vita cambiare stile di vita e soldi che sono a investimento temporaneo, vale a dire io metto 200 mila euro per costruire un progetto di co-housing, 10 persone fa 2 milioni, l'immobile del comune che me lo dà ha, ha, ha incomodato d'uso gratuito perché altrimenti deve pure mantenerlo e non hai i soldi per mantenerlo perché cadono le pietre. E questo investimento come dire, viene riciclato ogni qualvolta una persona esce dal sistema per entrare. Certo, non è la politica dei poveri, perché ai poveri ci pensa la fiscalità generale, certo. ma è la politica per cui i soldi che ci sono devono essere utilizzati per il bene delle persone no, ecco che, che ce li hanno. Questo lo chiedevo perché ehm, ho avuto occasione in altri dibattiti che lateralmente affrontavano questo tema di parlare. Di questo tema con soggetti come investitori istituzionali, come le casse di previdenza dei professionisti o i fondi pensione, che in Italia hanno patrimoni attorno ai 320-325 miliardi e che hanno investito uh, in circa il 30% in debito pubblico. Quelli sono investitori istituzionali che potrebbero, per esempio, decidere di orientare sì. eh, in, in un settore di questo tipo eh, le loro risorse facendo due cose insieme, credo, finanziando un bene comune certo. e avendo un ritorno alcuni certo e a stanno, rischio sostanziale. Sì, parte lo Alcuni lo, facendo. Alcune eh. lo stanno facendo, sono. peraltro, hanno anche, cioè, sono proprio soggetti che si spostano. Metodologicamente hanno un orizzonte di lungo eh, periodo esatto. e ben si sposerebbe di con. Tipo sì, cioè. sì. Ecco, ciò che è importante è che il nuovo governo Meloni non assuma Paglia come consulente. Questo è importante eh, questo è come perché? Sì. Beh, perché Paglia culturalmente non ha dato una mano, cioè ha una visione ideologica no, legata al fatto che parla di una realtà che non c'è. La buona volontà c'è tutta, ma parla di una realtà che non c'è, bisogna investire sulle famiglie. Dove sono le famiglie? Eh, infatti, infatti le famiglie. Allora, dico paglia perché era come sì, dire, sì, sì, certo, il era responsabile una... della Commissione, eccetera, eccetera, ed è responsabile, colpevole, io direi, eh, del fatto che, ad esempio, il PNRR ci ha completamente come dire, tolti dai benefici, cioè per noi. Eh, noi, ma noi, noi, noi anziani, noi, non, chissà, cioè non, non è questo il problema. Ma per questo tipo di soluzione mm. non ci sono investimenti del PNRR e questo è dovuto a delle scelte strategiche profondamente sbagliate che pagheranno gli anziani non autosufficienti. E che come dicevamo prima coinvolgono tutti i nuclei sostanzialmente perché in ogni nostra famiglia c'è un anziano che ha una prospettiva probabilmente di eh, necessità di aiuto a breve. Um, se ci sono domande dal pubblico io le accetto volentieri e abbiamo ancora 5 minuti e, e, le, e quindi se, se, se ci sono fatevi avanti. Nel frattempo chiedo a, a Sebastiano... La, la delega approvata adesso sostanzialmente in che mani è? A quale, a quale ministero? Beh, in realtà, però, è un disegno, è un di, disegno di legge di... delega, quindi adesso deve fare il giro delle due Camere, no? e, e quindi è un disegno di legge delega. Peraltro, in questo disegno di legge delega, si, diciamolo sinceramente, su, sul, sulla rete residenziale non si dice praticamente nulla un'altra volta. No? Eh, C'è qualche spunto interessante perché attori della società civile sono riusciti no, a, a portare avanti eh, de, degli input, come quello che ho citato prima, del, della possibilità di convertire il cash benefit in, in servizi, però sposo molto quello che ha detto Giorgio, cioè al di là dei nomi, no, chi ha capitanato, quella, eh, eh, partiva dall'idea molto romantica che ogni anziano debba do, eh, morire al proprio domicilio, eh, e con i, figli, con i propri figli vicino. Questa è un'idea bellissima, molto romantica, non è così, molto, già, oggi. Molto novecentesca non così. È già oggi. Non è già oggi così mm. e sempre meno lo sarà in futuro perché moriranno persone da sole che non hanno nessuno vicino. Eh, purtroppo è così. Sì, cui... questo appunto eh, dicevamo nella la demografia che raccontavamo prima diceva esattamente questo: c'è cioè un eh, oltre 33% di nuclei che è formato da singoli con più di 65 anni, quindi è una dinamica come dire piuttosto irreversibile. E se posso aggiungere una cosa, io ovviamente non sono né un sociologo né un antropologo, ma mi assumo il rischio di quello che dico. E lo, lo faccio con un esempio su, su, sulla mia famiglia. Eh, io ho due figlie femmine, dubito, sono molto giovani. 10 e 12 anni, dubito che quando io sarò anziano in condizione di avere necessità di assistenza, loro avranno la stessa propensione culturale al doversi far carico come c'è nelle generazioni attuali. E nonostante io da tecnico ho fatto due femmine, non due maschi, perché diciamo la femmina il che è, 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 è ah, ah, il, caregiver, il caregiver familiare, tutt'oggi diciamo, è, è il suo. Però è, è, è quello che diceva Giorgio eh, lo, lo vedo molto nelle nuove generazioni: cioè l'idea di dire cerco di fare in modo di non essere un domani un peso per i miei figli, quindi quella transizione Culturale, ci credo. Io, io, sì, io i nomi li faccio perché ci sono responsabilità e sono, anche stanco. No, e sono anche stanco di vedere, ma il nome è anche speranza perché paglia, fa il suo mestiere, è chi lo sceglie che sbaglia. E chi lo sceglie che sbaglia? Cioè, diciamo, l'intera ultima, ultima legislatura questa questione non l'ha neanche, neanche sfidata. Sfiorata. Sfiorata, no, no, ma tu, a, come sai Giorgio, il nome di Paglia io l'ho citato in qualsiasi no, no, convegno perché scusate. ha delle, ha delle sì. responsabilità, ma poi, come dire, che un intero nucleo di persone che ragionava su questo tema. Si è andato verso proprio un errore tecnico, così macroscopico, no? di leggere la... Di non la, lettura sì, sì. Della, ma, ma, dei dati Ma sai perché? Di perché perché sì. i nomi... Noi ci troviamo nel 2020 con una carenza programma, della programmazione e della formazione di operatori sociali e sanitari, che è drammatica. E questo investe anche appunto nella, 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 la salute. allora la salute. vorrei sapere chi ha fatto programmazione perché almeno vada a casa... Che siano altri a fare altri <ride> errori. No, ma è così. È così. Perché questo stesso dramma l'abbiamo conosciuto nel 2000, nel 2000, nel 2000, abbiamo avuto una carenza infermieristica. Mai e poi mai avrei immaginato che nel 2020 avrei avuto un problema non analogo, peggiore, peggiore. Perché adesso c'è il ci si ruba l'operatore da. Come dire, da un'azienda all'altra eh, con incrementi economici, eccetera, eccetera, con tutte le conseguenze che questo porta, che è una, una follia, insomma, una follia italiana. Beh, diciamo che è scritto nella, nei documenti di, di programmazione finanziaria. Se l'ipotesi del governo è una spesa, di questo governo e dei precedenti, in questo caso è una spesa per salute che decresce di circa 3 miliardi nel prossimo triennio, vuol dire appunto immaginare che è, è immaginare una realtà controfattuale, come sapendo si direbbe... che partiamo da un livello inferiore alla media europea in rapporto eh. al PIL. Eh, eh. E Quindi non è che... vero con tutti questi soldi che spendiamo nella sanità, siamo sotto la media europea. Bene, se non ci sono domande però mi fa segno Giovanni, no, se ci sono domande forse, veloce. se c'è una domanda al volo veloce la possiamo intercettare, altrimenti, altrimenti chiudiamo qua. Chiudiamo qua e come dicevo durante, durante il nostro eh, confronto segue un talk che si intitola La sostenibilità nella Costituzione italiana, un confronto intergenerazionale. Eh, sono, partecipano la collega Angela Ferruzza, eh, Emanuele Genovese, c'è un contributo di Sabino Cassese appunto e da remoto Alice Pomiato. Eh, io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito qui, fin qui e invito tutti a continuare a seguire il nostro festival. Grazie. Grazie.